Il nostro viaggio in Turchia inizia verso la metà di luglio. Secondo le informazioni sul clima del paese, il periodo non è molto indicato. Il caldo potrebbe essere eccessivo. La grande, l'immensa, l'infinita, la smisurata Istanbul può fare perfino paura anche al viaggiatore più avvezzo. Ma una volta compresa, sarà impossibile cancellare le sue meraviglie dalla memoria. Qualcuno potrebbe non crederci, ma questo è un gelataio. E quello è gelato. Qui aggiungono al gelato gomma arabica. Ecco perché diventa attaccaticcio. Nel 1453 i turchi conquistarono la città. E da allora il suo nome è Istanbul.